Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo appuntamento con Pokémon Xenoverse. Oggi sfiderò nuovamente i quattro cardinali, anche perché ce ne sono un paio nuovi. E poi vedremo il da farsi contro il nuovo campione nel prossimo episodio. Ma oggi concentriamoci sulla sfida ai nuovi cardinali. Quindi bisogna riaffrontare tutta quanta la scalata al Monte Zodiaco. E ci sono i cardinali. I cardinali hanno un nuovo potere, quindi sa che mi tocca davvero fare prima la sfida e poi dopo affrontare Claudio. Dunque, i cardinali dovrebbero essere più forti. E sembra che Chua abbia lasciato il posto a suo figlio. Quindi dovrebbe essere una nuova sfida quella che bisogna affrontare ora. Il mouse in mezzo alle bowls. Era così, mica me lo ricordavo che c'era tutto quanto questo verde. Sì, ogni piano era personalizzato, ma non me lo ricordavo così. Bello. Davvero carino. Eccolo qua, infatti. Il nuovo nemico, cioè nemico sfidante, non è un nemico, poverino. Ehi, quanto tempo! Permettimi di ringraziarti ancora per come ci hai aiutato la fucia, non so leggere. Iniziamo benissimo. Da allora sei diventato ancora più forte, vero? Sai, credo di essere migliorato molto anch'io. Non deludermi. Potrei mai? Potrei mai deludere un fan affezionato? Un aficionado, Ruta! Wow! Tutti vicino al 100. Quindi immagino che la sfida finale sarà al 100 per forza. Andiamo con sostituto. Potrebbe fare Infuria Seme? Ce l'ha Whimsicott Infuria Seme, no? Ok, Energy Palla. Sostituto allora. Ah, più veloce. Volevo provare con sostituto. Prima protezione e poi sostituto. Sai che mi sono confuso a premere i tasti, quindi. Ah, un calmamente. Ok. Vediamo un po' quanto mi fa ora. Ok, posso. Guarda. Se li prendo così bene. Con due calmamente allora sono in carrozza. Fai energy palla, prego. Ti prego, continua a farle. Arriva al punto che mi basta usare surf per sconfiggerlo. Già. Un altro calmamente. Brutto colpo ci voleva, no? Shottato praticamente. Bella. Ah, lui c'ha gli erba, lui. Poi, è bello lui. Devo catturarlo. Tutti con energy palla siete, ma che palla! Capite? Allora, mi fanno male, ma non troppo. Io sono contentissimo, perché praticamente faccio solo Suicun. Mi serve però una pozione massima. Eccola qua. Bene. Ah, anche lui, mica scemo. Surfello e finisce tutto. Ora, chi manda? Decidueye. No. Vabbè, lui è forte, bello, oltre che forte. Però, shottato. Brutto colpo mi ha aiutato, credo, visti i risultati precedenti. Gallade. Che ha a che fare Gallade col tipo erba? Niente, tipo lotta. Tanto per gradire, no? Ai ai ai. Vedi, allora qua fanno proprio tipi a caso. Metacross perché è bello. Praticamente un solo Suicune. Oh, cavoli. No, però faccio un danno normale. A meno che non assorba acqua per qualche... Ah, Swampertite. Non capivo che stavo leggendo. Poverino. Però bello su Ampert Mega. Che battaglia. Grazie. Sei molto caro e gentile. Cavoli, che batosta. Come al solito sembri nato per lottare. Ma non adagiarti sugli allori. Oppure gli altri cardinali ti daranno il filo da torcere. Non mi adagerò sugli allori, no. Mi adagerò sulla vetta quando vi guarderò dall'assù. Dopo che avrò sconfitto anche Claudio, ovviamente. Claudio praticamente ora è il campione. È il Lumen. Sapete, no? Hanno anche il gioco nuovo.
Sì, la vedevo, grazie, gioco. Com'è che si chiamava lei? Non mi ricordo. Lei ha dei Pokémon Drago. Mjolnir dovrebbe essere più che sufficiente. Link, ancora una volta hai salvato la regione. Sembra che il nostro addebito nei tuoi confronti sia più grande adesso. Castalia, hai la riconoscenza di tutti i cardinali. Ma non pensare che questo basti per farci delle remore in battaglia. Preparati! Che vocina suadente. Ecco, Dragon Ball. Vai. Sì, perché c'è il bastone magico. No, la barda, sì. Che cavolo è questo? Ah, sì, l'evoluzione di Smeargle. Ma è il Pokémon che hanno fatto Badafry insieme a Cydonia? È lui praticamente. No, non è quello, però è uguale. Oddio, che tipo, che roba era? Non mi ricordo. Era folletto quasi sicuramente. Sì, la grandine, tua nonna è una grandine. Ok, vabbè. Assaggi, mi assaggi la punta della spada? Del martello in questo caso? Sei forte, zio, sei forte. Vuoi un assaggio, vuoi? Voi dite, ma ti sei portato Hanged Man che è a livello 51? Il piano sarebbe non usarlo. Vediamo un po' che mi fa con Mega Suicune, dai. Mi fai assaggio? Oh, amico mio. Io ho corpo gelo. Facciamo Zerfello. Ok, non basta. Faccio altri due calmamenti allora. E poi ci rivediamo quando è pronti. Ah, eccolo. Ma mica so scemo. Io ti mando Tianlong. Acqua Drago, praticamente. Ma non mi fa niente comunque con fulmine. Ipanova. E poi farà ricarica totale, sì. Ah no, forse no. Dato che ha. Ah, la usa ricarica totti, sì. Vabbè, però allora dillo prima che lo facevo subito, no? Chi è che manda? Shantyi, certo. Era alfabeto. Non ha un altro Lapras lei, vero? Chiedo per un amico. Facciamo le cose fatte bene. Vai a quel paese. Oh! Basta, rifaccio calmamente fino a che non sono carico. Sì, fai, fai. Io intanto me la godo, eh. Tanto ho corpo gelo. Oh, finalmente. Allora, surf mi manca solo uno di surf, quindi devo stare attento. Manda Gardevoir. Va bene. Gardevoirite, ok, ci sta, ma non è un problema. Dovrei shottarla? Sì, vedi. Cioè, ragazzi, Suicune è MVP proprio. Non c'è niente da fare. Weavile. Weavile. Ho un Elisir, ricarica tutti quanti i PP. Tutti i PP ti ricarica, sì. Velen puntura. Tu fa americano, eh. E invece no. Ok, Sasquatch. Ah, sì. Questo bello. E beh, questo però pure tu. Mi ti fai mandare, eh. Ok, che la velocità ce l'ho sotto le scarpe. Però, grazie a panna botta. Però, dai. Mamoswine super efficace con surf. Sei più veloce, mamma. Per forza. Allora, Gianni, basta? Finiti? È tutto? Gianna, brava. Il tuo sangue freddo ti fa onore. Sì. Dimmelo senza la barda in mano. Nonostante il tuo cammino fosse pieno di ostacoli, hai sempre accettato la sfida e continuato dritto per il tuo cammino. Sì, ripetiamolo. Gli altri cardinali non ci andranno leggeri, ma non demordere. Devo curarmi. Oh, vedo del terriccio. Mi piace il terriccio. Bene, sono pronto. Dai venti implacabili che mi permettono di non tornare indietro. Beh, devo salvare la frase. Hello! Link, il tuo viaggio ti ha portato a visitare tutta Eldio. La regione intera ti è grata per i tuoi sforzi. Ma non fermarti. Sento fortemente che il tuo vento non ha ancora finito di soffiare. Forza, dimostrami che ho ragione. Let's go, pigliote. Crobatto! Posso fartelo fuori facile. Che poi. Sì.
Ah, è veleno, è vero. Ma perché sono deficiente? Vabbè, insomma, Mjolnir, abbiamo capito che non è da fare in questa lotta. Ora lo ricarica lui, però lo faccio lo stesso. Tianlong, vai, va, vai. Tocca a te. Era ora, è ora. Vai, Drago Pulse, raid è fatta, dai. Bravo. Vedi? Altaria. Osi combattermi con un Pokémon drago? Non ti devi permettere. Ti vendere di tipo folletto e chi se lo ricordava? Oh! E che posso ricordarmi tutto io? È un Pokémon fan-made, non posso ricordarmelo, non è ufficiale. Che bello, fa la vocina quando entra in campo. Ciurrine. Allora, Jarrias, che facciamo qua? Giù, ciurrine. Proviamo a fare un po' di calmamente. Sì, ciurrine, va bene. Ok, calmamente a go-go. Io mi risorseggio ancora un'altra volta il tè e ci siamo. Ma guarda, ma non mi hai fatto nulla. Vai via, per favore. Archeops, ma. Non vedo cosa può farmi. Mi sono un attimo distratto perché non capivo che rumore era. Non penso fosse da me. In genere, quando tornano i bagnanti, fanno sempre un sacco di casino. È andata! Ah no, c'è un altro! Che è Hunchcrow! Vabbè, insomma, anche questo easy peasy proprio. E la mossa non ha più pipì! Non c'è più la pipì! Toh, rieccotela! Contento? Bene. No, le modifiche alle statistiche sono azzerate, non mi interessa. C'è la pioggia. ti pensavi? Ritenevi che fosse d'obbligo, invece no, fregato. Continua nel tuo viaggio, l'esperienza ti renderà sempre più forte. Le sfide che hai davanti non sono finite, quindi non demordere. Aiuto. L'ultima sfida che ci attende per oggi è l'ultimo cardinale. Il cardinale col tipo dragonico. Vedi, Jenny, siamo. Inizia ad esserci la lava perché i draghi si fanno il bagno nella lava, no? È risaputo. Dai, costo andare indietro pure tu. Io premo in avanti perché sono abituato male. Eccolo qua. Facciamo. Ah no, c'è lei ora. C'è il tipo fuoco quindi. Me l'ha detto il tizio all'entrata che c'era lei? Pronti allora? Enne! Link, che bello vederti qui. Sì, anche per me è una bella sorpresa. Mi fa piacere. Sorpreso? Oleandro mi ha nominato suo successore e ora sono diventato un cardinale. Vedendo come Gengar ha voltato pagina, ora posso fidarmi di lui per gestire il torneo Apollo. Ma bando alle ciance. Adesso è il momento di dimostrare l'intensità dei nostri animi. Brucia il tuo cosmo, cavaliere! Non era questo che intendevi? Goomber, ah sì, lui. Ama Goofy Goomber! Era così la canzone? Ah, non ho fatto la Z, merda, merda. Oh, fallisce, sporco lancio. Eccola, ora va con la Mega. Ah! Che si pensava che facessi? Si pensavi che facessi lo zerfello? No, devo, la voglio ancora, mamma mia. Scatto Jet quindi è una mossa suono. Eh sì, è brutto colpo, fratello! Fratello Righello, stai buono? Non posso dire l'altra, quella vera, non si può dire. Allora, stai buono! Già è diverso. Più o meno. Fai dragartigli. Cioè, paradossalmente Dragartiglia ha fatto più male perché è un attacco fisico. Vediamo un po', mi ricarico ancora un po'. Fai scatto gettoso. Io faccio ancora un'altra iperpozione. E sono ok. Ok, ora ci siamo allora. Potrei provare il sostituto, ma non lo farò.
Ok, sì, surf non fa male perché Dragonite è tipo drago. Lo so, lo so, lo so. Era un roll basso prima. Oh, Charizard. Ciao, bello, che succede? Non lo so. E Gorgion, tipo drago. Quindi lei effettivamente è diventata tipo drago. Ok. Molto bello anche Gorgion. Toxapex, che tipo veleno acqua? Ah, non questo, questo è tipo circo. È un tipo regionale circo lui. Ancora sto Goomber. Dai. Ah, è super efficace, tipo fuoco allora. Lei un po' mixed allora fa lei. Garchomp che è terra drago. Bellissimo doppio tipo, ma te ne devi anna a casetta tua. Quanto è brutto Mega Garchomp, mamma mia. No, Ciurrine! Ciurrine mi va KO! So che ti può fare del male, ma tu faglielo prima a lui. Ma come osi resistere alla mia carineria? Oh. No, perché girano un po' i cosiddetti. Sono rimasto scottato. Ok, quindi tu ti identifichi in un uomo, anche se sei una donna, va bene. La tua volontà arde calda come il sole. Sei veramente impareggiabile. Hai lasciato dietro di te terra bruciata, ma c'è ancora una sfida che ti attende. Non abbassare la guardia. Fratella, io nel prossimo episodio affronterò l'ultimo cardinale, l'ultimo nemico finale, che si trova oltre questa soglia. Il nemico finale è Claudio. È diventato un lumen. Quindi ci attende lui nella prossima sfida. Che non concluderà assolutamente il DLC, ne ho ancora di cose da fare. Addirittura dall'altro DLC. Ad ogni modo, il video termina qui. Io vi ringrazio per aver seguito il video. In descrizione trovate tutti quanti i link utili a noi. Ci vediamo ovviamente al prossimo video. Bye bye.